La carenza è ormai strutturale e si nota tanto a livello nazionale come nei piccoli comuni del territorio provinciale. I numeri lo confermano. A inizio 2023 il numero di posti vacanti per i medici di famiglia a Cremona erano 32 e di questi nel corso dell'anno ne sono stati coperti soltanto 7. A sollevare il problema oggi sono stati i comuni di Cicognolo, Pescarolo e Isola Dovarese, che dal 20 gennaio si troveranno senza un medico di famiglia per la cessazione dell'attività da parte della dottoressa che prestava il servizio. Un disagio che colpisce chiaramente soprattutto le fasce più deboli della popolazione, presentato in una conferenza stampa voluta dai tre primi cittadini per informare la cittadinanza. Noi praticamente in questi anni abbiamo investito per fare un nuovo ambulatorio. Eravamo convinti che fosse un servizio perfetto per i nostri cittadini. Cosa succede? Che adesso, essendoci carenza di medici, sia diciamo io, il sindaco di Isola Dovarese e il sindaco di Pescarolo, ci troviamo in difficoltà anche verso i nostri cittadini, perché la nostra popolazione sta invecchiando e deve essere seguita, diciamo, in loco. Noi abbiamo una struttura bellissima, addirittura abbiamo fatto una convenzione con l'Auser che prende anche gli appuntamenti per il dottore. Una volta gli nostri ambulatori, i dottori pagavano qualcosina. Adesso anche il sindaco di Isola Dovarese mi diceva che come me non fa pagare niente, diamo luce, riscaldamento e diciamo, tutti i servizi, però il problema è che rimane il disagio. È una situazione direi paradossale, perché abbiamo dei borghi con una popolazione, per esempio Isola 1100 abitanti, che in prevalenza sono anziani, attorno a, superiori ai 60 anni, e quindi hanno bisogno di assistenza in loco. Viviamo come sempre da sindaci nei nostri territori, attaccati ai nostri territori, e come al solito chi ci dovrebbe aiutare o chi ci dovrebbe sostenere in questa azione vive della nostra volontà di essere servizio sui nostri territori, quindi per il medico, per tantissimi servizi che sono sul territorio. Oggigiorno siamo chiamati noi come sindaci a dover trovare delle soluzioni senza che gli altri si pongano, non dico vicino a noi, ma dietro a noi per sostenerci.